Oggi raccontiamo la storia di una principessa che è momentaneamente chiusa in un castello, ma noi vogliamo liberarla, anzi no, noi la libereremo e la raccontiamo per voce del suo papà. Ciao Carmine, Ciao Alessia. La raccontaci la storia della tua bella Serena. mia bella Serena è un bel giorno, al ritorno da una sessione in palestra, perché lei è una ragazzina di 17 anni e mezzo, studio, scuola, amicizie e sport. Un bel giorno abbiamo notato sulle sue braccia dei lividi, dell'ecchimosi. Ci siamo allarmati, abbiamo fatto un prelievo di sangue in laboratorio per vedere cosa potesse uscire, e ci è stato subito chiaro che era una situazione di emergenza. Abbiamo fatto un pronto soccorso a Cardarelli e da lì è cominciato il calvario, se vogliamo. È stata lì ricoverata qualche settimana e dopodiché ci hanno dato questa diagnosi che è aplasia midollare, una malattia rara, e questa rarità appunto di questa malattia ci ha indotto ad andare al Bambino Gesù, dal professor Franco Locatelli, che in tal senso, in questa materia, è decisamente un luminare. E sta lavorando egregiamente, lui e la sua equip, e tentando una terapia, non so quanto innovativa, ma sicuramente non è molto diffusa, una terapia immunologica, perché l'aplasia midollare è in realtà una patologia autoimmune. Quindi hanno i mezzi per tentare di riattivare il midollo di Serena, perché non l'ho detto, ma l'aplasia midollare sta a significare che praticamente il midollo all'improvviso smette di funzionare, non replica più cellule staminali, che poi si vanno a differenziare in globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Quando Serena è stata ricoverata al Bambino Gesù, dopo qualche giorno è venuta nella stessa stanza una ragazzina che si chiama Gaja, che io saluto, approfitto per salutarla. Ciao, Gaja. Infatti, Gaja, il papà Maurizio e la mamma Stefania. Stranamente, Alessia, questa malattia che è così rara, che statisticamente dice che prende 2 casi ogni milione di persone, stranamente ci siamo ritrovati al Bambino Gesù. I due casi della casistica ci siamo trovati insieme, e è ancora più strano, questi due casi vengono tutti e due dal napoletano, io nella zona vesuviana, Gacia dalla zona flegrea. Però voglio dire, saranno coincidenze, io non lo so, voglio lanciare questo quesito. Fatto sta che praticamente stiamo andando avanti con la terapia. A tutt'oggi la terapia, almeno al momento, non ha ancora sortito alcun effetto. Dobbiamo aspettare ancora, perché la terapia ha dei tempi, però so anche che se casomai la terapia non dovesse funzionare, l'unica alternativa è il trapianto di midollo. E dato che in famiglia non abbiamo donatori compatibili con sanguigni, chiaramente bisogna andare a ricercarlo in questo registro internazionale di donatori, quindi sarà un donatore esterno. Ci sono delle difficoltà, chiaramente, le conosciamo tutti: i tempi, la tempistica, la fortuna di trovare il midollo compatibile. Di conseguenza, io e Maurizio, appunto il papà di Gacia, abbiamo deciso di attivarci e cominciare questa Certo. campagna sensibilizzatrice, perché abbiamo notato che quando si parla di trapianto di midollo la gente sbianca, perché si pensa appunto al trapianto. Cioè, la parola trapianto probabilmente dovrebbe essere cambiata, Sì. perché noi sappiamo che quando si parla di trapianto in genere si pensa al trapianto di un organo. In realtà questo non è un Quindi che trapianto. prevede, mi unisco al concetto espresso da Carmine perché siamo a metà fra la disinformazione e la misinformazione. La parola trapianto porta a pensare all'apertura, l'asportazione, Esatto. l'inserimento. Non è il caso del midollo, motivo per Assolutamente. cui anche noi preferiamo parlare di infusione in Esattamente. modo tale da rendere la leggerezza del concetto, consapevoli del fatto che può avvenire secondo due modalità, Certo. una chiaramente più soft, l'altra un po' più impegnativa, ma
che si può risolvere in 2 giorni fondamentalmente, ne abbiamo parlato più e più volte intervistando anche chi si è sottoposto, certo, a mezzo delle creste iliache. Sì. Ma tu hai toccato un tasto fondamentale, quindi quello delle fake news che gravitano intorno ad un argomento così importante, che purtroppo però hanno questa tendenza alla paura. Certo. E noi sappiamo che l'essere umano dinanzi alla paura si immobilizza. Quindi è importantissimo quello che tu stai dicendo, anzi vorrei che tu rispiegassi in maniera più semplice possibile, quindi al netto di tecnicismi clinici o diagnostici, qual è il percorso? Allora, il percorso è praticamente sono 2 step fondamentalmente. La prima è quella che bisogna chiaramente tipizzarsi, bisogna decidere di diventare donatori. Okay. E questo lo si fa o andando al policlinico, il secondo policlinico di Napoli, che è l'unico ospedale che accetta questo tipo di tipizzazione, oppure come stiamo organizzando noi, stiamo facendo questa campagna sensibilizzatrice grazie all'ADMO, questa Associazione Nazionale Donatori di Midollo, ha messo a disposizione le proprie strutture. Si va in piazza, come usiamo dire noi, si va in piazza e l'eventuale donatore deve fare semplicemente un tampone salivare. Si riempie un modulo amministrativo dove chiaramente si dichiara che si vuole diventare, si dà la propria disponibilità a diventare donatore, si fa questo tampone, 30 secondi, basta, finisce là. Il passo successivo che potrebbe arrivare, ma potrebbe non arrivare mai, ma io, come uso dire io, dovete essere fortunati se vi chiamano, perché se vi chiamano state avendo la possibilità grandissima di poter salvare una persona che in quel momento sta soffrendo. Quindi nel momento in cui vi chiamano vi faranno chiaramente l'ospedale di zona, vi chiamerà, vi contatterà, vi farà una serie di accertamenti. Se siete abili a donare avete 2 possibilità. C'è questa tecnica nuova che si chiama aferesi, che è molto meno, come dicevi giustamente tu, è molto meno traumatica, perché si tratta di prendere il sangue, si prende il sangue da un braccio, molto semplicemente, si passa attraverso questa attrezzatura che non fa altro che selezionare la parte che a noi interessa, quindi dove le cellule staminali che sono contenute nel sangue periferico, e dall'altro lato viene il sangue che non serve viene rinfuso. Quindi non è che togliamo 2 litri di sangue, assolutamente, è una piccola porzione che viene mantenuta. La persona, l'unico fastidio è che, dato che questa percentuale di cellule staminali che sta nel sangue è molto piccola, per poter raggiungere la quantità che necessita per un attecchimento di midollo osseo, bisogna stare seduti su questa poltrona 4-5 ore. Questo è il fastidio. Dopodiché ti alzi, ti sentirai un po' stanco, come se avessi avuto un po' di influenza, ma il giorno dopo è passato, e addirittura il midollo, sappiamo tutti, dopo 4-5 giorni si è praticamente riformato. Certo. E questa è la metodica, diciamo, che ormai stanno spingendo un po' tutti, perché l'idea dell'altra, che appunto presuppone una sedazione, quindi una anestesia, che vuoi che sia totale o che parziale, dipende sempre dal medico e dipende anche dallo stato fisico del donatore. Chiarissimo. Però è un'anestesia, come voglio dire, si sono fatte tantissime. Il paziente, il donatore, viene messo a pancia in giù, e viene preso questo midollo dalle creste iliache, che sarebbero le ossa piatte del nostro bacino, non dalla spina dorsale. C'è una confusione tra midollo osseo e midollo spinale. Assolutamente. Questa è una cosa importantissima da dire, perché tutte le persone che con tanta generosità mi hanno avvicinato e mi hanno detto: Carmine, io vorrei donare per Serena, ma ho paura, perché poi, sai, mi hanno detto che posso rimanere su una sedia a rotelle. Io voglio, non sono un medico, ma mi sento di dirlo, voglio assicurarvi assolutamente, è una puntura, sono 2 punture dai 2 lati delle creste del nostro bacino, una a destra e una a sinistra, e basta. Cioè, dopo, chiaramente avete avuto un'anestesia, il giorno dopo sarete ancora ricoverati in ospedale, perché giustamente dovete essere in osservazione. Chiaro, ma è per ragioni di sicurezza. Ma è per ragioni di sicurezza, non perché temete, cioè non c'è alcun rischio, assolutamente. L'unico rischio, se il rischio si debba definire, è quello legato all'anestesia, ma ci sarà una visita anestesiologica prima. Chiaro. Voglio dire, è una cosa che si può. Io mi piace ricordare che
io lo chiamo fastidio, no? Perché sarà un fastidio, mi rendo conto, devo andare in ospedale, ma questo fastidio è compensato da una cosa generosissima, da una cosa bellissima, cioè salvare la vita di una persona. Ma quanto vale la vita di una persona? Cioè, ma come si fa a dire di no? Cioè, se io che ho 56 anni mi rendo conto che io sono come tutti gli altri, Alessio, io sono un ignorante, perché io ho saputo di queste cose adesso che purtroppo ci sono capitato, per fortuna, io non lo so, qualcuno dice che è un disegno divino, io non lo so, sta di fatto che io mi pento che nella mia gioventù, nella mia giovinezza avrei potuto aiutare tante persone e non l'ho fatto. Però tutti quelli della mia generazione abbiamo un piccolo alibi: nessuno ci ha mai detto niente. Io nella mia vita non ho mai sentito parlare di donazione di midollo, gli enti preposti non si sono mai offerti, a scuola, negli istituti, nessuno ne parla, ma tutt'oggi nessuno ne parla, Alessio. Questo è un sistema che dobbiamo cercare di cambiare, dobbiamo gridarlo forte, le istituzioni ci devono venire incontro, università, mass media, non lo so, le scuole, tutti, bisogna cominciare a cambiare questo modo di pensare. Le persone oggi, siamo nel 2020, non è ipotizzabile che l'Italia, la culla della civiltà mediterranea, oggi è l'ultimo paese, e mi vergogno a dirlo, è l'ultimo paese per donazioni di midollo. È una cosa vergognosa, cioè non è ipotizzabile. E perché? Questo perché? Noi italiani che abbiamo dato, non lo so cosa mi sento di dire, abbiamo insegnato a vivere a tutta l'Europa, oggi dobbiamo essere derisi perché siamo l'ultimo paese. Io non lo accetto. Allora io, come Maurizio, il papà di Gaci, abbiamo avviato questa campagna sensibilizzatrice. Inizialmente è nata per Serena e Gaci, sicuramente, perché Serena e Gaci hanno messo, nonostante sono minorenni, hanno deciso di metterci la faccia su questa cosa. E non è facile, perché la gente un domani potrebbero indicarle e dire: ah, quella è quella ragazza malata. Loro hanno avuto il coraggio e la forza di mettercela la faccia. E voi dovete avere il coraggio di affrontare questa cosa, dovete superare le vostre paure, dovete informarvi. Se non ci siamo noi, papà o altre persone, dovete andare su internet, che oggi è un mezzo grandissimo. Ieri, quando ero ragazzo, c'erano le enciclopedie, oggi basta un click. Voi ragazzi, dai 18 ai 35 anni, avevo dimenticato di dirlo, siete gli eroi che possono salvare queste ragazze e tante altre ragazze che purtroppo ne verranno, perché mi diceva l'ospedale Bambino Gesù, mi faceva notare che dal napoletano nell'ultimo anno i ricoveri sono aumentati, cioè, quindi voglio dire, oggi non possiamo più permetterci di dire mia figlia sta bene, non mi interessa, oppure il problema non è mio. Questa cosa non dovrebbe capitare a nessuno, perché è una cosa che distrugge le famiglie, Alessia, ti posso assicurare, è una cosa che distrugge le famiglie, e non solo la famiglia stretta, la famiglia intesa, la famiglia allargata, è distruttiva, è qualcosa che non si può augurare a nessuno, però accade, certo. E quindi noi dobbiamo cercare di andare oltre, dobbiamo guardare al di là, bisogna fare informazione. Bisogna sensibilizzarli questi ragazzi. Io sto notando con questi piccoli eventi organizzati adesso, che prossimamente ci sarà questo del 14 e del 15 a Pomigliano d'Arco, il paese di Serena, che ci aspettiamo una presenza, una risposta grandissima dai nostri ragazzi, ma ci sarà anche quello del 10 e dell'11 marzo all'Università di Salerno di Fisciano. Ok. Quindi una fascia di ragazzi che potenzialmente possono tranquillamente andare, innanzitutto possono capire, perché sono ragazzi un po' più grandi rispetto ai ragazzi che stiamo contattando noi delle quinte superiori, che sai, appena maggiorenni possono giustamente avere qualche perplessità, e noi siamo lì per questo, abbiamo contattato docenti, abbiamo contattato medici per cercare di organizzare delle assemblee dove appunto i ragazzi possono fare tutte le domande che vogliono, possono togliersi tutti i dubbi che vogliono, ma com'è giusto che sia, anzi io dirò di più, facciamo, coinvolgiamo anche i genitori, tanti ignoranti, tante persone che non sanno come me, perché io sono un ignorante, tante persone come me devono venire, sono obbligati a venire, è giusto che i genitori sappiano, perché non posso pensare che un ragazzo, come mi hanno raccontato, un ragazzo è tornato a casa dopo aver saputo di questa situazione, il ragazzo si è addottrinato e ha detto, è tornato a casa, ha detto: papà, mamma, io voglio tentare di salvare Serena. E giustamente i genitori impauriti hanno detto: ma tu dove vai? Ma quale demitolo? Ma tu che vuoi fare? Il ragazzo si è fermato, ha spiegato
ai genitori, erano due fratelli, ha spiegato ai genitori cosa andavano a fare e perché lo facevano. La mamma mi ha detto: Carmine, con le lacrime agli occhi, quando ho capito, ho detto: figli miei, andate, salvate sta ragazza, qua è una cosa bellissima. E questa è una cosa che dobbiamo arrivare a fare con tutti i genitori, cioè i nostri figli sono delle persone eccezionali. Noi dobbiamo dare fiducia ai nostri figli, non possiamo osteggiarli, non possiamo mettergli i bastoni tra le ruote, sono il nostro futuro e di conseguenza a loro io mi appello, a questi ragazzi straordinari, questi eroi, come, non so come definirli, perché ho avuto già testimonianza della loro capacità. Le persone che mi hanno incontrato dopo aver fatto l'evento, mi hanno salutato, mi hanno abbracciato, io non li conoscevo, Alessia. Io pianto come un bambino per questi ragazzi, veramente, io... Non lo so, io non posso che ringraziarli, ma è qualcosa che va al di là, veramente. Vabbè, io mi emoziono perché giustamente sono implicato in prima persona in questa cosa. Serena, voglio dire questa cosa, Serena mia figlia, 17 anni e mezzo, non voleva partecipare con la sua immagine, certo, a questa campagna, certo, non lo voleva, sì. Perché cercate di capirla, è una ragazzina anche... In piena adolescenza, vedersi sbattuta, come si suol dire, in pubblico, diciamo, non era una cosa semplice. Quando siamo andati al Bambino Gesù, infatti lei non voleva farlo, quando siamo andati al Bambino Gesù e siamo entrati in questo reparto pediatrico, io ci tengo a dire che al Cardarelli noi eravamo in un reparto dove c'è tanta sofferenza, ma incontri persone di tutte le età. Al Bambino Gesù ci sono tutti i bambini, e sono tutti i bambini che stanno soffrendo. E quando Serena ha visto la sofferenza di questi bambini, ha deciso di... Mi disse: papà, io cambio idea, io ce la voglio mettere la faccia. Perché se io posso servire, se io posso servire a far decidere, a convincere qualcuno a cambiare idea, papà, io ci sto. Me ne sono andato in bagno e mi sono fatto il mio pianto, perché io non posso farmi vedere piangere la mia figlia. No. E quindi questa è Serena, è la mia piccola eroina, e oggi è Serena, ma domani ci saranno tante altre Serena, purtroppo, e noi dobbiamo aiutarle. Assolutamente sì. Le dobbiamo aiutare, e questo è quello che io chiedo oggi. Noi le dobbiamo aiutare, noi le aiuteremo, e questo è il senso del nostro nuovo appello, non soltanto per Serena, ma per Gaja e per tutte le persone che possano averne bisogno. Scriveteci, contattateci, contattate loro, contattate l'ADMO, qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, la possibilità di andare al policlinico, noi siamo qui, vi sosteniamo. Donare può salvare una vita, questo è il concetto importante. Cercate di mentalizzare che non sono soltanto delle parole, è la realtà. Una donazione salva una vita. Dobbiamo ampliare gli orizzonti, certo. E c'è bisogno di aiuto, le istituzioni ci devono aiutare, assolutamente, ma non devono aiutare noi, devono aiutare questa situazione, devono aiutare questo fenomeno, perché è così, c'è bisogno, e ci sono delle carenze nel sistema sanitario, ci sono delle carenze, e bisogna andarle a colmare. Non sarò certamente io, non sarai forse neanche tu, ma grazie all'aiuto di un po' di tutti, piano piano si arriverà a capire che c'è bisogno di questa cosa, e può darsi che qualche rotellina piano piano si incomincia a muovere, e chissà, un domani per una sfortunata bambina che si chiamerà Gaja o Serena, forse sarà più facile riuscire a guarire, perché quasi di questo stiamo parlando, cercare di far guarire delle ragazzine o dei ragazzini o delle persone adulte, perché c'è tanta di quella sofferenza, Alessia, ma che è meglio che nessuno ne venga a conoscenza. Io auguro a tutti di non averne mai a conoscenza, di non arrivare mai a capire queste cose, ma purtroppo esistono e bisogna prenderne atto, e noi dobbiamo fare qualcosa. Ce lo siamo detti prima, purtroppo spesso per poter capire fino in fondo questa sofferenza sembra ci tocchi viverla. Da fuori chiaramente la sensibilità di ognuno di noi riesce ad averne percezione, ma soltanto attraversandola e vivendola la si può comprendere fino in fondo. Io appoggio il tuo appello, quindi rivolgendomi sia alle direzioni generali
che piuttosto al nostro sindaco De Magistris, ma anche al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, chiedendo loro di farci da traino, organizzando giornate, fornendo degli strumenti per far sì che sempre di più si conosca il percorso giusto, sempre di più possiamo avere supporto per quella che è una situazione che nasce come rarità, ma che purtroppo invece attualmente si sta diffondendo molto. Sappiamo che la nostra città, la nostra regione, ma l'Italia tutta, quindi mi unisco al tuo patriottismo, sono ricche di eccellenze a livello medico. Assolutamente. Abbiamo citato il professor Locatelli, ma anche lo stessa equip che vi ha seguito al Cardarelli. Certamente. Quello che manca adesso è l'anello di congiunzione fra la diagnosi e la cura. Questo anello è l'informazione e la ricerca. Esattamente. Noi siamo al vostro fianco e disponibili per qualsivoglia aggiornamento, ma voglio chiudere con un bacio grande grande a quella principessa che ci sta guardando da Roma. Verremo a prenderti, promesso. Grazie Carmine. Grazie a voi, grazie a te Alessia, grazie a voi tutti.